cari amici delle Terre del Salento, oggi mi trovo a Mesagne sulle tracce della signora Leta. Vorrei sapere se conoscete la storia della signora Leta. Sì. Me la può raccontare? Non la conosco molto bene, però la so. Una volta rubavano i fichi dagli alberi. Allora, per trovare una scusa in modo che non andassero più di notte a rubare i fichi, che facevano? Dissero che c'era un'anima che la notte girava vestita di bianco con un lenzuolo e non andarono più a rubare i fichi. Cosa sa lei? So che i fratelli, questo si era infatuato di un altro giovane e la misero nel forno. Io questa è la storia che so della signora Leta. Quella è la storia reale, quella è la storia reale, però dopo hanno utilizzato la storia reale perché mettono sopra le littere dei figli e ci rubarono le littere e trovarono la scusa, quella scusa che proviene da dove? Poi basta registrando. Sì. La storia vera è quella che dice lui. Dopo hanno utilizzato quella storia per eliminare i ladri che di notte andavano a rubare i fichi che venivano tagliati e messi a seccare al sole. E portando, allora le persone, sapendo che c'era la signora Leta, si chiamava signora Leta, non andavano a rubare perché temevano che venivano, diciamo, presi dalla signora Leta. Grazie mille, siete super ferrati, grazie, no, grazie. No. Tutti conoscono la storia della signora Leta, storia, leggenda, di certo fa parte della tradizione popolare questa signora, una donna patrizia che invece di andare in matrimonio, in sposa un uomo di pari ceto, decise di scappare con il contadino del podere di famiglia. I due giovani amanti decisero così di scappare, di fare la classica fuitina e mettere la famiglia di fronte al fatto compiuto. Ma la fuga d'amore durò pochissimo. I fratelli della signora Leta trovarono i giovani amanti che si erano rifugiati in una masseria fuori Mesagne. Amante fu trucidato, mentre la signora Leta scappò e si nascose in un forno. Nulla la salvò dalla furia cieca dei fratelli che, accecati dalla vendetta, accesero il forno dove si era nascosta e la bruciarono viva. E la leggenda popolare vuole che la signora Leta si aggiri nelle campagne di Mesagne vestita di bianco e che metta in guardia tutti i passanti.